La Polizia di Stato, in prima linea nell'emergenza sanitaria in corso, continua con spirito di abnegazione a mettersi a servizio della comunità per garantire sicurezza e legalità sui territori, con estrema razionalità nell'affrontare situazioni spesso difficili e delicate. Un impegno straordinario che impone grande responsabilità, così il questore dell'Aquila Gennaro Capoluongo. La questura dell'Aquila, in particolare la Polizia di Stato, ma ritengo tutte le forze di polizia, si sono poste sempre come amici dei cittadini, persone che hanno dal primo momento informato sulle regole da rispettare, consigliato sulle azioni da tenere. Abbiamo riscontrato una responsabilità della società civile, seppur ovviamente questa situazione ha messo a dura prova un po' la capacità delle persone di rispondere in maniera efficiente a questa cosa. I controlli sono stati fatti a largo raggio, sono stati fatti con il rigore che la legge ci richiedeva, nella consapevolezza di trovarci di fronte a persone che rispettavano le norme ma che ovviamente ricevevano dei disagi. Da un punto di vista della sicurezza pubblica devo dire che questo territorio non ha registrato fenomeni molto allarmanti. Il disagio sociale sicuramente c'è, dipeso da tutta una serie di attività anche commerciali ridotte, ma su questo fenomeno siamo stati molto molto attenti. Responsabilità ma anche capacità di reagire in tempi rapidi alle criticità, come il caso dello sportello immigrazione del commissariato di Avezzano, chiuso temporaneamente per la positività di alcuni operatori. Le attività però non si sono mai fermate. Noi siamo abituati a riorganizzarci, appunto siamo una forza di polizia non militare ma sicuramente con un'organizzazione molto forte e la responsabilità degli operatori che ho riscontrato è stata veramente elevata. Abbiamo, come la stessa società civile, avuto dei casi di Covid, devo dire molto limitati, ma questo è stato determinato soprattutto dalle regole che ci siamo imposti. Lei ha visto che per entrare qui deve sanificarsi, utilizzare la mascherina, il distanziamento. Abbiamo applicato anche tutta una serie di interventi di carattere sanitario all'interno della struttura e dal bollettino che ho e che mi faccio fare ogni mattina dal nostro ufficio sanitario, devo dire che la nostra situazione è assolutamente in linea. Non abbiamo grosse emergenze, c'è stato qualche problemino da vedere sano sull'ufficio immigrazione, ma che abbiamo superato, devo dire, in maniera brillante, con la consapevolezza di tutti che siamo al servizio dei cittadini. Lei vedrà anche qui la fila di migranti che c'è, i distanziati, abbiamo immediatamente spostato alcune attività sulla questura. Penso che i cittadini non hanno assolutamente risentito di questa cosa e, ripeto, siamo veramente nella norma. Bisogna essere pazienti, consapevoli che purtroppo l'infezione c'è, gira, rispettare se stessi significa rispettare anche gli altri. Oggi noi siamo qui a fare un'intervista, siamo all'aperto, indossiamo entrambi le mascherine. Io prima di scendere mi sono lavato le mani in rispetto delle persone che andavo a incontrare. Piccole regole semplici che possono aiutare tutti quanti, ma soprattutto aiutare la società. Per il resto, ripeto, mi rendo conto che c'è tanta gente che sta facendo dei sacrifici anche a livello economico. Il governo sta intervenendo con tutta una serie di misure a tutela di queste persone. Noi cerchiamo di interpretare le aspettative dei nostri cittadini e facciamo tutto affinché questo ambiente, questo territorio possa essere nella massima sicurezza.